Amici, benvenuti in una nuova puntata di Oteos. Oggi siamo in Romagna, al Circolo Tennis Zavaglia, per scoprire un nuovo sport. Non si tratta di tennis, è uno sport molto coinvolgente, accessibile a tutti ed è molto ma molto divertente. Venite con me e scopriamo di che cosa si tratta. Immagino uno sport in cui convergono tennis, paddle, badminton e ping pong. Porta il nome di un cane e una zona del suo campo, tradotto dall'inglese, significa cucina, kitchen. È il pickleball. Ma perché si chiama pickleball? Il nome deriva da sottaceto, tradotto dall'inglese, pickle. Ma partiamo proprio dalle sue origini. Siamo nel 1965, vicino a Seattle, nello stato di Washington, dove un deputato del congresso, insieme ad altri due amici, decidono di ammazzare la noia inventandosi e creando il pickleball. Mentre i tre sperimentavano il gioco, il cagnolino di famiglia, Pickle, continuava a nascondere la pallina nei cespugli, al che il deputato diceva: Pickle, porta la palla qui! Pickleball arriva proprio da qui. In realtà ci sarebbe anche un'altra versione legata al nome e riguarda un po' più la moglie del deputato Joel Pritchard, la quale aveva una passione per la canoa, ma a noi ci piace legare questo nome di più al suo cagnolino. Ma adesso è arrivato il momento di scoprire nel dettaglio questa disciplina, il pickleball, e lo facciamo insieme ad un istruttore e a chi lo pratica. Siamo con Mirko, organizzatore di eventi sul pickleball. Ciao Mirko! Ciao! Che bello! Perché dovrei iscrivermi a questo bellissimo club per giocare a pickleball? Ma perché il pickleball è un gioco divertente, entusiasmante, immediato. Noi con la nostra associazione sportiva, la Beno Sports ASD, organizziamo giornate di incontro e facciamo conoscere questa disciplina già famosa in tutto il mondo. Tu come hai cominciato? Ma casualmente, sentendo parlare degli amici che giravano il mondo, siamo sempre stati come associazione appassionati di sport con racchetta, diversi amici girando il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Dove nasce del, ci hanno parlato sì, del pickleball e ma proviamo, perché no? Dopo aver provato abbiamo subito capito che poteva essere uno sport da proporre a tutti i nostri associati, tesserati. Tu arrivi da un'altra disciplina come ad esempio il padel, hai mai giocato a padel? Io vengo dal beach tennis più che. Ah, il beach tennis! Sì, la mia passione, diciamo così, nella giovane età e continuo ancora a praticarlo, perché il pickleball non va a portare via nulla da questo. Elementi allora in comune tra il beach tennis e il pickleball, quali sarebbero? Sicuramente la volea a rete, il gioco a rete, che è molto simile alla beach tennis. E qual è la regola? Sotto rete non posso assolutamente prenderla al volo? Oh sì? Non si può prendere al volo con i piedi dentro la kitchen, l'area. La kitchen è la zona, diciamo, antistante la rete. Quanto misura? 2,30 m. Ok, non si può valicare e palleggiare, diciamo, sotto quella rete? No, al volo no. Al volo no? Solamente dopo il rimbalzo. Guardavo la tua racchetta. Il padel è simile con questa racchetta? Invece? Non tanto? Un ibrido fra ping pong, padel, beach tennis, diciamo così, è una racchetta a sé, uno sport a sé, una disciplina a sé. Prende un po' tutto da quegli altri sport. E la pallina invece è traforata, bucata, sembra quella del bucato, cioè proprio quella che qualche anno fa ci hanno proposto anche gli ecologisti, quella che si inserisce dentro la lavatrice per non far sprigionare il detersivo che è inquinante. Tu che cosa mi dici, perché è così traforata? In questa disciplina vale la velocità, immagino. Sì, leggera poi. Per l'impatto con l'aria esistono due tipi di palline, una pallina con i fuori più piccoli e una con i fuori più grandi, Se giochiamo a livello indoor o outdoor. Mirko, quanti e quali iniziative si possono avverare all'interno di questa disciplina e di questo gioco? Perché può mettere insieme tante persone, come dicevi prima, ma possiamo fare di più per far rispondere a tanta gente? Sicuramente ci si può sempre migliorare, sono sempre più i circoli, qui siamo al Circolo Zavaglia di Ravenna che ha creduto in questo progetto insieme alla nostra associazione, ringraziamo
il presidente e tutti i consiglieri che hanno sviluppato questa disciplina. Ma quanti eventi organizzate alla settimana o al mese o all'anno? Settimanalmente abbiamo due giornate di gioco libero, però inseriamo sempre delle giornate di prove gratuite per chi si vuole avvicinare, per chi si vuole appassionare, per chi è curioso, e sono sempre di più, e spesso e volentieri abbiamo persone che già hanno provato, che si presentano con amici, la fidanzata, il figlio. Questo è un modo veramente per socializzare. Si allarga un po' a tutti il pickleball, a tutte le età. E le dimensioni del campo? Le dimensioni del campo sono praticamente ridotte rispetto a tutti gli altri sport. In un campo da tennis, come siamo ora, si riescono a fare quattro campi, per cui anche la facilità di allestimento dei campi favorisce la disciplina. Sono con Andrés, l'istruttore di pickleball qui a Ravenna. L'importanza dell'istruttore per conoscere le regole del gioco. Allora, diccele Andrés, quali sono le regole e se ci sono degli elementi in comune con il tennis, ad esempio, o con il paddle, o con il badminton, ping pong. Ok, certo. Allora, le regole fondamentali ci sono due, a differenza degli altri sport di racchetta, no? La prima cosa è che esiste questa zona che si chiama non volley zone, o la zona di non volley, la zona sotto rete, che esatto, è la kitchen, la cucina, la chiamano sarebbe. Kitchen, cucina, si può chiamare. Non si può andare in cucina? Esatto, perché se rimbalza la palla. Ok. E quindi diciamo che è un aspetto fondamentale che appunto è differenza di tutti gli altri sport. E poi c'è tipo il doppio rimbalzo, le prime due palle devono rimbalzare per forza, e quindi non esiste il serran volley o non esiste la risposta al volo. Queste due regole sono super importanti nel pickleball e li fa la differenza con le altre. È un gioco che va bene per età differenti, quindi qui arrivano genitori con i propri figli, si giocano i doppi, quindi tra avversari di età differenti. La strategia ne risente, quindi ci sono i pro e i contro, oppure è irrilevante? In realtà è uno sport molto intuitivo, no? Che già dai primi passi, dai più piccolini, comunque riescono ad avere la padronanza sia della racchetta che della palla. Poi appunto, essendo uno sport, o comunque sia uno sport di racchetta, dove il campo è molto ridotto, ci permette di poter giocare con persone di tutte le età, e soprattutto è uno sport super divertente. Quindi un bambino potrebbe sconfiggere un adulto incredibilmente. Esattamente. Va bene, esattamente. Allora è accessibilissimo a tutti, sì, questo sì, mi fa... E capita che ti trovi il ragazzo di 14 anni, come ti trovi è il signore di 60 anni e si possono incontrare in finale. Questo mi fa pensare a un'inclusione pazzesca e quindi il messaggio è molto positivo. Esatto. Andrés, l'etimologia di questo nome è spagnola, in realtà tu sei colombiano. Esatto, Sud America. So che in Sud America il padel è veramente molto diffuso. Tu arrivi da lì, da questa disciplina, sei istruttore di padel oppure hai appreso tutto con il pickleball e lo fai apprendere? Allora, in realtà sì, Sud America comunque sia c'è una esplosione del padel, no? Sì, ma anche qui in Italia. Anche qui in Italia, sì, sì, ma in realtà io vengo dalla linea del tennis, sono sì. Tennista. Poi durante gli anni ho comunque giocato un po' di tutti gli sport di racchetta, no? E poi quando ho scoperto il pickleball mi è piaciuto davvero subito, appunto per il fatto che la gente riusciva a divertirsi immediatamente. Pickleball. Come giocano gli italiani? Giocano bene? Abbastanza, molto bene, molto bene. Trovi molto difficoltà? No, ma in realtà secondo me sono due linee diverse. Era una domanda cattiva. Lo so, ma piccola battuta così. Gli italiani sono bravi, fortissimi. Siamo bravi, va bene. Invece mi riferisco anche ai grandi talenti del tennis e grandi campioni come Agassi. Agassi adora giocare a pickleball, ma perché? È un tennista, le dimensioni del campo sono il doppio, giusto, rispetto al pickleball nel tennis. Allora perché lui è così appassionato? Secondo te perché un tennista è tanto appassionato con il pickleball? Perché comunque richiama tanto la parte iniziale del tennis, no? Ah. Comunque l'ex tennista, avendo magari questa voglia di rientrare in campo, ma sì, avendo questa, diciamo, difficoltà di dover coprire tanti spazi, ci pensa due volte. Invece il fatto di entrare in un campo da pickleball dove le spazi sono più ridotte e dove la palla comunque sia
viene gestita tanto dal polso, non tanto da, insomma, dallo sforzo fisico, e secondo me è un compromesso perfetto per loro. Andres, io non ho le basi del tennis, secondo te posso allenarmi e posso cominciare a giocare a pickleball? Assolutamente sì. Ci provo? Andiamo, dai, via. Mi fai provare te? Alla grande. Ok. Bella. Dal basso verso l'alto, ma soprattutto, sai, ha fatto aiutare anche delle ginocchia che devi accompagnare tutto il colpo. Senti, ma deve rimbalzare per terra? Tieni, vai. Rifaccio rimbalzare e colpisco avanti, perfetto. Tieni, faccio rimbalzare e colpisco avanti, brava. Nel centro della racchetta, davanti, bravissimo. Tieni, vieni a prenderla, brava. Forza. Brava. Punto mio! Buono, buono, ancora. Tieni, vai. Ah, punto tuo! Passo verso l'alto, esattamente. Ottimo, ottimo. Vai. Mi sento molto importante in questo momento. Ok, tieni. Tu prima la devi far rimbalzare? Sì, te la posso prendere anche tu. Quando rispondi? Rovescio! Ragazzi, sono profana, sono principiante, cioè, perdonatemi. Sì, sì, grazie della pietà. Perfetto, vai. Rimbalzo, colpisco avanti, perfetto. Ottimo. Buona, 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 buona. Veramente, era punto mio? Sì. Vai. Vai, rimbalzo, colpisci. Brava, rimbalzo, colpisci, bravissima. Tieni. Davanti, ottimo. Ha toccato la rete. Non fa... Ah! Questa è buonissima. Buona? Buona, buona, perfetto. Vai. Davanti, ottimo. Tieni. Davanti a te, perfetto. Ottimo! Ci ho preso gusto, ragazzi! Diventerò una pickler! Ok, vai. Perfetto, tieni. Brava. Esattamente, forza. Ottimo, vai. Bravissima, vai. Ah. Aia! Non si può fare, se tocca la rete è punto tuo. Togliere il colpo, no? Dal basso verso l'alto. Vai. Mi aiuto con le ginocchia, quindi scendo e salgo, brava. Te l'ho alzata adesso. La potenza conta? Posso chiudere? Vai, chiudi. Chiudo! Gli elementi basilari del tennis sono quelli dell'esistenza quotidiana, perché ogni match è una vita in miniatura. Ciao, alla prossima!